a Pratola una vetrina che travalichi i confini territoriali e tributare un giusto riconoscimento a personaggi che nei vari settori di competenza e intervento si sono particolarmente distinti per impegno, competenze e capacità. Con questo obiettivo, il prossimo 15 ottobre alle ore 17 nel Teatro Comunale di Pratola Peligna si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Pratola, organizzato dall'Associazione Futile Utile, giunto alla sua quarta edizione. Daremo il nostro riconoscimento a personalità meritevoli di lode che portano la pratonalità nel mondo, ha esordito il giornalista Ennio Bellucci nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Sulmona nell'insolita location della cantina di Biffi. Tra i premiati. Partiamo da Piero e Stefano Di Nino per l'economia, Maria Assunta Rossi e Maurizio Ferrini, sempre per il lavoro e l'economia, COSELP. Abbiamo poi Gaetano Di Cioccio, Alaska, Ottaviano Giannangeli per la cultura, Antonio D'Achille per l'arte. Adelio Rosato, impegno sociale, un maresciallo dei carabinieri protagonista e interprete di alcune operazioni di grossa umanità. Paolo Assogna, giornalismo, originario di Sulmona. Luigi Di Biagio, detto Gigi, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Under 21. E Carlo Paris, direttore generale di Rai Sport, scusate se poco. Abbiamo poi tre premi speciali che riguardano Cesare Ranieri, economia e lavoro, direttore del personale del gruppo Ilva, figlio del colonnello Ranieri, tutti lo conoscono, Monsignor Angelo Spina, Sua Eccellenza il Vescovo, impegno e solidarietà. Non spetta a me sottolineare la sua presenza sentita che tutti possono avvertire quotidianamente all'interno del tessuto del nostro territorio, ma ultimo e non ultimo Gian Antonio Stella, scrittore, inviato del Corriere della Sera, una parola su tutti, autore insieme a Rizzo del famoso libro La Casta, che ha venduto milioni di copie. E scusate se poco. Il premio Pratola valorizza non solo l'operosità pratolana, ma è diventato nel corso del tempo un premio territoriale, e quanto ha fatto notare il sindaco di Pratola Peligna e presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis. Dobbiamo anche lavorare tutti mantenendo le proprie identità di tradizione, di provenienza, ma lavorare tutti perché la Valle Peligna in particolare si senta una comunità unica, ma io dico tutta la provincia dell'Aquila. A rimarcare l'esigenza di costituire una rete fra le eccellenze del territorio è stato il vicepresidente della Fondazione Carispac, Mimmo Taglieri, che ha sottolineato come le istituzioni fanno sempre più fatica a finanziare le manifestazioni di spessore. Ormai ci troviamo in una realtà nella quale, al di là del finanziamento della fondazione e di qualche piccola iniziativa che viene fatta da parte del comune, la provincia non può finanziare più, la regione deve essere quella che deve attenzionare queste iniziative, deve capire quali sono quelle più importanti e le deve finanziare. Non può essere che ci siano delle iniziative che riguardano l'Aquila e vengono finanziate e quelle che riguardano Sulmona non vengono prese nella dovuta considerazione. Nella conferenza stampa di questa mattina è intervenuto anche il direttore della BCC di Pratola Peligna, Silvio Lancione, che alzando la voce ha sottolineato come il nostro territorio è ricco di persone che lo sanno valorizzare. Un territorio che riesce a esprimere eccellenze come le abbiamo evidenziate oggi col premio Prato è un territorio ricco, è un territorio vitale.